Avo Smile Podcast, questa sera in compagnia di Nerio Bergesio. Buonasera Nerio e benvenuto. Grazie Luca, posso fare una cosa prioristicamente, che così giusto per... Ecco, sì. Prego, puoi partire. Beh, scusate, mi sposto un attimo, ecco, Nerio, sei a casa tua, ovviamente. Sì, esatto, già visto quell'essere immondo dietro le tue spalle. Io sono quasi emozionato, non ho neanche guardato, ecco, guardato il tempo, sono quasi emozionato di questa mia chiacchierata di questa sera, perché sono in compagnia di una persona per me davvero speciale. Dio mio, orribile visu, esatto. Ecco, e allora io da Nerio, visto che abbiamo messo questa foto, se sei d'accordo partirei da qui. Tu hai una cosa che è molto in comune con Apple Smile, che ci lega molto, credo anche insomma personalmente, questa cosa del trattare un po' le cose con leggerezza e con ironia. Tanto sì. Che hai anche una sorta di slogan di memory hook per la tua attività. Quindi partirei da qui, se ci vuoi raccontare un po' della tua casa. Cimaprod. Allora, Cimaprod, memory hook ironicamente seri. Fantastico. Bene. Cosa significa ironicamente seri? Significa, oltre al gioco di parole in sé per sé, significa che noi facciamo il lavoro seriamente, ma non toglieteci l'ironia da metterci dentro, proprio non ce la facciamo. Io adesso per esempio sto dondolando come un bambinetto sulla sedia a rotelle nel senso, cioè le rotelle non sono, sto benissimo, posso alzarmi in piedi, giuro. E comunque nel caso mi vediate così, se vi viene il mal di mare ditemelo che mi fermo. Premesso questo, casa di produzione cinematografica nata 2 anni e mezzo fa, il 3 maggio del 2018 alle ore 18 presso il notaio, vabbè, se ne frega, no scherzo, a Chiavari, Liguria, Levante. Io ero convinto inizialmente, essendo nato a Trieste e residente a Pordenone, la prima volta che andai in Liguria ero convinto che Chiavari fosse nel Ponente, e quando mi hanno detto che era nel Levante io ho chiesto da quanto tempo, mi hanno detto da sempre, va bene. E premesso questo, a parte gli scherzi, nonostante ci sia il mare, Chiavari è carina, ci si sta bene. Sono stato ultimamente. Ecco, lo so, no, nonostante che ci sia il mare, ovviamente è uno scherzo che faccio perché io dichiaro che il mare non mi piace, preferisco la montagna, che poi preferisco la montagna, è vero, ma il mare, dai, è bello. Cioè, a destra, io guardo fuori dalla finestra, a destra c'ho Portofino, a sinistra lo Sestri Levante, nel giro di 10 km, quindi insomma, non è una cosa da tutti i giorni. Scusa Nerio, questo lo posso confermare, siccome stasera sarà una chiacchierata bellissima, quindi andremo proprio così come ci capita. Svaccando completamente. Questo signore... mi ha ospitato in più di un'occasione a casa sua e della sua signora, poi ci dirà, e confermo che dalla terrazza, dalla finestra di questo palazzo meraviglioso di Chiavari si vede il mare, il porto. Bellissimo. Esatto. E niente, casa di produzione, adesso torniamo, tento disperatamente di dire una frase seria dall'inizio alla fine, non so se ce la farò, ma ci provo. Casa di produzione, già di Poste partito. Italiane, sei un impiegato delle poste. Esatto, UPS e quant'altro, FedEx, vabbè. Casa di produzione cinematografica, dai, tento di fare veramente fare il serio. Casa di produzione cinematografica, nata 2 anni e mezzo fa, motivo della nascita della casa di produzione cinematografica, motivo, colpa, in senso ovviamente bello del termine, Lodovica Marini, la mia compagna, che è anche amministratore delegato e vicepresidente della società, che ha, lei, 30 e passa anni di cinema, di esperienza di cinema alle spalle, perché ha fatto corsi di sceneggiatura negli anni 80 con Age, con Tonino Guerra, con Suso Cecchi D'Amico, con i nomi più grossi degli sceneggiatori italiani di quel periodo. Ha lavorato 10 anni con Ermanno Olmi, ha fatto collaborazioni con Michelangelo Antonioni,
fatto, gestito, creato e portato avanti due festival cinematografici, uno nelle Langhe e uno nel Tigullio. E ha un'associazione culturale tuttora in essere, con la quale nel 2013-2015, in quei 2 anni, abbiamo costruito, creato e poi girato un lungometraggio che ha portato a tutta una serie di potenziali sviluppi per il futuro, che chiaramente se avessimo continuato a farle con un'associazione culturale non a scopo di lucro, nel giro di un mese avevamo la finanza in casa e la cosa non ci avrebbe fatto piacere, per cui abbiamo detto sarà il caso di fare una società. Quindi adesso abbiamo l'associazione culturale che può fare tranquillamente l'associazione culturale e la società che può fare tranquillamente la società. Quindi copriamo un po' tutto il range, operativo. Cosa facciamo? Facciamo di tutto, facciamo qualunque cosa inerente al video, come dico quando mi presento in capitoli BNI esterni. BNI si può dire, BNI non è Certo che pubblicità. si può dire, Si può certo. dire, va bene. Sì. Mi presento dicendo che dal corto di 10 secondi sino a Via col Vento noi possiamo fare tutto quello che c'è in mezzo. Quindi ovviamente possiamo fare un po' di tutto. In questo momento siamo in preproduzione iper avanzata di un film lungometraggio tratto da un romanzo giallo divertente di una bravissima scrittrice di Chiavari che tu conosci personalmente, che è Sì. Ho Valeria Corciolani, che avuto il approfitto piacere di conoscerla. e saluto, e anche col saluto glielo metterò in fattura quando poi le presenterò a livello pubblicitario. Ciao Valeria. Ecco, questo è un optional che costa ulteriormente. Scherzo, e lei lo sa, che a parte di tutti è veramente bravissima come scrittrice e ha scritto questo libro che si chiama Il morso del ramarro, da cui stiamo costruendo questo film che dovremmo, Covid permettendo, perché la fregatura non è che colpisce anche le case di produzione cinematografiche che purtroppo sono bloccate, speriamo di riuscire a girare adesso in tarda primavera, alla peggio 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 a settembre, perché poi adesso tecnicamente cambia la luce. Cambia la luce, quindi cambia la stagionalità, cambia tutto il contorno in cui il film viene girato, perché è un film che dovrebbe svolgersi in tarda primavera, inizio estate. Può andare bene anche fine estate, inizio autunno, ma inizio autunno, quindi settembre, massimo primissimi di ottobre, ma con quelle famose belle giornate. Dopo non si può più, dopo tocca andare al prossimo anno e diventa un po' imbarazzante, Senti, non mi va. Nerio, scusami, Dimmi. tu prima, adesso ti voglio chiedere questa cosa, hai accennato al fatto che, insomma, questa donna è stata abbastanza importante, questa che chiameremo dottoressa Maria Lodovica Marini, o Detta. per me Ludo, per tutti Lodo, Esatto. è stato un incontro importante che, come dire, è stato significativo anche come hai accennato. Discorso appunto della casa di produzione. Sì. Volevo chiedere che cosa hai fatto prima di iniziare questo e quanto è stato importante, quanto è possibile, come dire, unire il sentimento con anche a questo punto una passione e un'attività anche lavorativa, insomma. Chiaro. Allora, che cosa ho fatto prima? Una cosa bellissima, divertentissima e che è un lavoro che veramente di quelli che uno dicono Madonna che risate tutti i giorni, il funzionario di banca. Per 40 anni quasi, però giuro, sono riuscito a divertirmi anche in banca. Penso di essere uno dei pochi, forse probabilmente avevo un buon pusher, non ne ho la più pallida idea, però giuro, io in banca mi divertivo e riuscivo anche a far divertire abbastanza nei limiti la clientela, che difatti con me ci venivano volentieri, ma questo va bene. En passant, binario parallelo, che cosa facevo? Perché non è che facessi funzionario di banca 24 ore al giorno, cioè nei ritagli di tempo, a parte il resto di famiglia che avevo, Uscivi quindi dalla banca quindi ogni tanto. uscivo ogni tanto dalla banca a rivedere le stelle, come si suol dire, e facevo il bassista in un gruppo rock con mio figlio che faceva la chitarra solista. E ci siamo, sinceramente ci siamo divertiti tanto. Eravamo la classica cover band che andava in giro per pub, sagre e tutte quelle cose là, però possiamo vantare, e questo effettivamente il termine vantare questa volta ci può stare,
una registrazione fatta negli studi di Abbey Road a Londra, che, ripeto, non è da tutti. Giuro, ho le foto, ho anche i video, giuro, testimonio. Voi facevate musica italiana, non melodica, quelle robe tipo certo, Riccardo noi, Fogli. Certo, noi, Riccardo Fogli, Riccardo Fogli era proprio il nostro hit. Il vostro genere. È il nostro proprio assolutamente totalmente Riccardo Fogli e Pue Baglioni, era il trio lescano che proprio facevamo di, vabbè. Cosa suonavate bello? Rock? No. Rock anglo-americano anni 60-70, quindi diciamo che di italiano dopo i primi 2 anni in cui ancora qualcosa facevamo pian piano abbiamo tolto tutto, non facevamo niente di italiano, zero completo proprio, vabbè, ma ognuno aveva i suoi gusti, dai. Noi ci divertivamo con la musica rock facendo il bancario al tempo stesso. Arrivato alla fine sono riuscito a essere l'ultimo, non io personalmente, ma intendo dire il gruppo di persone di cui io facevo parte, siamo stati gli ultimi in assoluto a riuscire a fregare la Fornero. Per cui ce l'abbiamo fatto ad uscire ancora con una pensione umana, con i vecchi termini e quant'altro. Per cui cosa avrei potuto fare? Avrei potuto tranquillamente, come logica, andare in giro a vedere i cantieri la mattina, il pomeriggio andare a dare da mangiare ai piccioni al parco, d'estate andare ai centri commerciali perché fa caldo, gli anziani è meglio che vadano là, e la sera dopo un brodino vedere un po' di telegiornale e andare a letto. Non ho fatto nulla di tutto ciò, perché Perché tu sei questo, ricordiamo. io sono quella roba lì che non è Doc Emmett Brown di Ritorno al futuro, come potrebbe sembrare, però vabbè. Non sei Come mi stato salta? fermo. Sì, no, cosa mi è saltato in mente di fare quella foto? Non lo so, comunque va bene. Meraviglioso. Va bene. Ok. E succo del discorso, vabbè, purtroppo può capitare, mi sono separato, tanto il figlio è grande, c'ha 40 anni, lavora a Torino da 20, per cui è tranquillo, normale, beato, c'è un nipotino di 6 anni e mezzo, ciao Emilio, saluto, approfitto, squallida pubblicità personale. Nonno, no, sei nonno, quindi. Sono nonno, esatto. Come dico a tutti, sono figlio unico di figli unici, ed è vero. Ho un figlio unico che ha un figlio unico, quindi sono un nonno unico per proprietà transitiva. Nipote Emilio? Emilio. Un Esatto, abbraccio Emilio anche da parte mia. Ciao piccolo. 6 anni e 3 quadri, adesso a maggio ne fa 7, quindi 9 maggio, quindi tu 6, lui 9, va bene. Vero, Quindi, figo. esatto, ecco. A Pordenone, giusto? L'abita la tua, No, dice, no? la mia ex sì, sta a Sì. Pordenone, l'ex moglie, sì. No, il figlio sta a Torino. Ah, Io giusto, sto scusami. Quindi Torino, ok. figlio a Torino, io in Liguria con la Tu in Ludovica. Liguria, adesso però sei a Pordenone, nella Praticamente tua Italia. in questo momento preciso sono a Pordenone in Friuli, perché sono venuto a vedere se la casa di proprietà è ancora in piedi. Sì, ho scoperto che è ancora in piedi, difatti ci siamo dentro. No, vabbè, a parte gli scherzi. Ogni tanto veniamo anche perché abbiamo lavori da fare anche qua alla Lodovica, che fa anche in realtà il suo lavoro è logopedista, perché come si suol dire, il 27 in qualche modo deve arrivare un po' per tutti, quindi col cinema o con la musica purtroppo non sempre si diventa miliardari, anche se molti lo credono, ma non è così, non ancora per noi, attenzione, poi lo diventa, il prossimo anno intendiamo diventare miliardari, per ora ancora non lo siamo. Ovvio. Facendo la logopedista, lei fa la logopedista a Chiavari, ma fa anche la logopedista qui a Pordenone e soprattutto fa la logopedista online. Ma se un giorno la intervisterai, te lo dirà meglio lei, e io intanto le ho aperto, come si suol dire, il terreno. Va Esatto. bene. Quindi tra Chiavari e Pordenone e In quindi mezzo c'è Reggio Emilia, sembra che sia che circa metà, veniva qua. no? Circa metà, Carpi sarebbe più preciso, va bene, come già ho avuto modo di dirti, quindi. Fantastico. No, quindi, Nello, veramente tra me e te è dura portare. Quindi, stavamo dicendo, non ti sei messo a guardare i cantieri, No. figlio, nipote già un po' grande, eccetera, quindi questa separazione arriva Arriva subito. Lodovica e tra le varie cose
ci mettiamo a fare un film nel 2015, iniziamo a prepararlo, nel 2013, chiedo scusa, iniziamo a prepararlo, a scriverlo, poi pian piano lo portiamo avanti e nel 2015 lo giriamo, nel 2016 abbiamo portato anche al Marché di Cannes, giuro, ho le Guarda. prove, Warg, l'ho portato al Marché di Cannes. E poi lo abbiamo ancora ulteriormente ritoccato, aggiustato e quant'altro. Poi nel 2017 abbiamo fatto un po' di distribuzione in giro e da là appunto è venuto fuori tutta una serie di cose, di collaborazioni, di proposte, di idee e quant'altro. Per cui, tornando al discorso iniziale, abbiamo fatto la società che adesso sarei ora che diventassimo miliardari. Ecco, questo per chiudere. Dovete sapere che Nervio e la Ludo sono sempre insieme, sono bellissimi. Io Sì. sono rimasto colpito da questa cosa da quando ci siamo conosciuti. Proprio è bella questa sinergia proprio di fare. In questo momento sta nella stanza di là, eccolo. Mi ha dato un'ora di libertà. Solo un'oretta di libertà. E poi Sì, dicevo questa l'ora d'aria, sì. ora d'aria. Pordenone devo ancora venire, ma verrò. Mancherebbe. Sono stato veramente chiave di questo palazzo e qualcuno l'ha definito tra insomma, i nostri amici, mi permetto di dire amici, un po' un palazzo magico, no? Perché voi avete Sì. la abitate, sotto c'è la casa di Casa produzione. e bottega, come si suol Casa e dire, bottega, esatto. proprio un palazzo bellissimo. No, è un palazzo realisticamente molto bello da un punto di vista, chiamiamolo storico, anche se dei primi del Novecento, mi pare sia del 1908 o 1912, adesso non mi ricordo di preciso l'anno, ma insomma, primissimi anni del Novecento, e c'ha sta mega scalone. Che sembra una cosa da film di Hitchcock. Io poi tra l'altro che soffro di un po' di vertigini, non riesco mai a guardare di sotto, quindi quando scendo rasente al muro, un po' ridicolo, però vabbè, ognuno ha le sue. Però ci gireremo alcune scene del film anche su questo scalone, perché veramente pensavamo la parte che dovresti fare tu. Abbiamo variato il finale in cui lo buttiamo giù dal quarto piano. Quindi è il film Buona la prima, si chiama. No. Quindi dopo avermi lavato, perché devo prendermi anche il secchio d'acqua, no? Esatto, Mi dopo questo, buttate giù. esatto, ti buttiamo giù perché si chiama Cinema Cineverità. Fantastico. No, questa è un'altra roba, una cosa Questa bellissima. è una Una sorpresa che ti ho sorpresa, detto una così. sorpresa. Mi sto dedicando, grazie, grazie Nero, grazie Ludo. Allora, no, devo però dire questa cosa, voglio, che vorrei che mi dicessi, quindi, la Ludo è regista, lei, giusto, dei film, tu ti occupi più invece della parte organizzativa, della parte Finanziaria e commerciale. passatemi il termine, scusatemi, delle rotture di balle, Delle roture, quindi sì, tutto quello che deve. burocrazia e quant'altro, ecco. Perché c'è tanta roba dietro. Adesso è venuto il momento, Nerio, che tu però mi dica, mi parlassi di quella roba che io faccio fatica a pronunciare, che se magari chi ci segue può essere interessato, il prodotto. Il Prodotto. famigerato te lo dico con accento, no, non so dirtelo con accento emiliano, peccato così. Comunque è il product placement. Ecco, Product dai. placement, che in pratica è il piazzare un prodotto all'interno di un film, è una pubblicità non pubblicità, o come una volta si diceva brutalmente, non pubblicità occulta, che poi sembra una roba brutta, ma non è vero, è legalissima, cioè non è una cosa per cui finiamo in galera. Giuro, si può fare. Vi faccio degli esempi che così capite che si può fare. I Ray-Ban di Top Gun. Se guardate il film Top Gun, provate a contare le scene in cui non c'è uno con i Ray-Ban, penso che se ne saranno 5 o 6 in tutto il film. Per il 90% del film qualcuno con i Ray-Ban che gira c'è. Ecco. Ma nessuno in tutto il film dice che belli questi occhiali Ray-Ban, comprateli. No, non c'è bisogno. C'è gente che ce li ha su dall'inizio alla fine. Io non ho idea, non ho le statistiche di quanto abbiano aumentato le vendite ai Ray-Ban in quel periodo, ma di sicuro è stato di tanto. La DeLorean di Ritorno al Futuro, anche se lì poi vabbè, non ha potuto vendere tanto perché è fallita un paio d'anni dopo. Le mini di Italian Job, le poste italiane di Benvenuti al Sud.
Claudio Bisio, sì, tutta quella. Claudio Bisio, esatto. Il diavolo veste Prada, che lì addirittura non hanno messo nel titolo, il massimo del prodotto. Ecco, tutta questa tipologia di cosa è il product placement. Mi spiego con un esempio forse più semplice a capirsi. Film, scena, gli attori si fermano, si voltano verso il pubblico e dicono: oh, adesso ci beviamo una Coca-Cola. Prendono una Coca-Cola, aprono la bottiglia, se la bevono, dicono: ah, che buona, fresca, le bollicine, eccetera, eccetera. Bene, ora riprendiamo il film e ricomincia il dialogo. Questo non si può fare al cinema, ovviamente. E diciamo che darebbe un po' fastidio, anzi, toglilo un po', darebbe proprio fastidio. Okay. Io la stessa scena la faccio con gli attori che recitano la loro parte appoggiati ad un distributore della Coca-Cola. Per un minuto sono là che chiacchierano, ogni tanto viene uno dietro, si prende una bottiglia di Coca-Cola e se ne va. Io non nomino la Coca-Cola, neanche di striscio, ma per un minuto voi la vedete là. E tutti la notano e non dà fastidio perché non interrompe niente. Ecco, questo è il concetto del product placement, che la... costa meno, che costa a me. Dimmi, scusami che ti ho interrotto. No, ho interrotto io te, Nerio. Dai, facciamo la gara che ha interrotto. Pari o dispari, va bene. diciamo, la cifra del product placement è inferiore a quello che costa un minuto di pubblicità in televisione, però il minuto di pubblicità in televisione inserito in un blocco di 10 minuti che interrompe un film, interrompe una partita di calcio, interrompe quello che sta il programma in cui è inserito, irrita. Il 90% della gente si alza, cambia canale o va a fare pipì. Ecco, questo è il discorso. Per cui in un cinema, in un film, non interrompi niente, quindi nessuno si alza per andare a fare pipì se appare il distributore della Coca-Cola. Sta là, se lo guarda e se lo ricorda anche. Magari se la scena è simpatica, se lo ricorda anche in modo positivo. Tutto qua. Quindi se ci fosse qualcheduno che magari ci ascolta, che fosse interessato a saperne di più, o comunque che ha un'attività, insomma, qualsiasi cosa, dopo magari mettiamo il tuo indirizzo, messo la mail, contatti, perché esatto. Tu sei ovviamente interessato, occupandoti della parte burocratica, anche a cercare ed economica, esatto, a cercare società che siano interessate a questa cosa qua. Fantastico. E non c'è, ovviamente non è che c'è solo il film, chiaramente, cioè ci sono tante altre cose dietro, ma queste ve le posso raccontare, se no qua stiamo altri 20 minuti e mi brucio il resto dell'intervista. Senti, Nerio, prima di... io devo fare almeno un'altra cosa con te. E però vorrei anche, come dire, per me tu sei... cioè, io Nerio, come dire, ci voglio bene. E sei un esempio, perché insomma adesso che prendo un po' in giro anche, però prima hai detto che eri su una sedia a rotelle, cioè non sei più di primo pelo, però no. Hai questo grande, l'hai detto poi anche tu, insomma, questo grande entusiasmo ancora, questa voglia di fare tante cose, questa, cioè, no, non che tu sia, voglio dire. Sì. No, io allora, dato però prima l'hai detto tu, no, non voglio, insomma, è bella questa, esatto, cosa. Come si, diciamo, fa? Una intanto una cosa, io lo dico pubblicamente, ho 36 anni, ma faccio il possibile perché non si notino. Quindi premettiamo, esatto, quella foto ne avevo 28, guardate come ho dovuto acconciarmi per sembrare più anziano. È cinema, no? Qui c'era un trucco assolutamente, fatto scientemente, proprio ore e ore di make-up per arrivare a fare questa cosa qua. Mio Dio, va bene. Come si fa? Basta essere... potrei dirti basta avere un buon pusher, però non è vero. Basta essere allegri, ottimisti, cercare di vedere il lato positivo delle cose, tanta pazienza e basta, alla fin fine. E cercare di vedere ove possibile il lato roseo, perché... anche se la frase andrà tutto bene di solito ormai è abbinata a vendesi, che di solito ormai il cartello dove c'era scritto andrà tutto bene adesso è sostituito da uno sostituto vendesi, ma anche quella lì è ironia per certo verso, quindi se tu metti un po' di ironia nelle cose con un sorriso stemperi tanti fastidi. Andiamo d'accordo. Allora Nerio, qui siamo addirittura d'arrivo perché il tempo vola, adesso peccato. Io mi diverto.
Peccato, ma perché stavo partendo con la logorrea. Dopo, quando abbiamo finito, io e te poi possiamo rimanere qua. Ah, va bene, ah, ok, va bene. No, allora, ne avevamo mezzo accennato, però non puoi esimerti, tanto sai che sarei arrivato lì. Mio Dio, Io ti sì. vorrei chiedere, quasi a sorpresa, che... Sì, non me l'aspettavo, sì. Però ti vorrei chiedere questo. Praticamente, io vorrei che noi, Abosmai, per il tuo tramite, Sì. dedicassi appena un accenno di quella canzone che ti viene benissimo di Cat, come si chiama? Cat? Cat T'ho fregato, Stevens? eh? Eh sì, No, perché perché io pensavo tu... un'altra. Lo so, ma io lì, quello lì mi piace tantissimo. Così Però lo dedichiamo alla Ludo. esatto. Perché almeno Cioè, lei una volta mi ha detto che era un pezzo come che... casualmente, così dice, ho qua Un banjo. un banjo che casualmente, non so come mai fosse qua, è una cosa che nessuno, però non era presente. Caso. Ma guarda, 2 minuti fa non c'era, è arrivato da solo. Allora, io farei insomma, fai tu, abbiamo tempo. Cioè, non posso fare Luca, Luca Nasciuti è un avvocato vicino a Reggio, ma se si toglie la toga ed inizia a cantare è peggio. E mi fermo, Commosso. vado avanti con tutto il resto della strofa. Allora, a questo punto... Grazie, Nerio, di cuore. Ne approfitto perché devo dire, abbiamo già caricato un video, Nerio mi ha fatto questo pezzo prendendo un giro su storie di tutti i giorni, Riccardo Fogli, che a me piace tantissimo, poi gli dico che mi è uguale. Insomma, Nerio numero uno. C'è anche tutto il gioco Fermata! delle parole, tanto della Zanzotte Reide, insomma, ci sarebbero tante cose. E tra l'altro ne devo approfittare anche per dire, per ringraziare Nerio da Ludo, perché le sigle di Abosmai che abbiamo cominciato a mettere sono roba loro, quindi grazie di cuore, ne approfitto. E Ma figurati, dai, adesso Luca parte tutto un Nasciuti, piacere. grazie di cuore. Allora io adesso ti annuncio, siccome siamo in tipo di Bergesio, Marini, Sì. cantano Nazario e Isauri, Magari Pierluigi. Come si chiama il il nostro pezzo? father and son, Father and Son. che vuol dire papà e figlio, traduco. Fantastico. Prego, maestro. Però sì, ma te ne faccio una strofetta al basso. Sì, no, fai, no, aspetta, devi fare. Aspetta. Oh, signore. Allora, Mi taglio una mano. devi fare un inizio fino ad arrivare a quello che io chiamo volgarmente il ritornello. Problema, vediamo se mi ricordo. Anzi, sai cosa faccio? Una roba orribile, ma visto che sono davanti al computer, Sì, adesso più tempo, allora, abbiamo ancora... vado e mi cerco il testo perché non me lo ricordo mica più tutto, Allora, ovviamente. abbiamo ancora qualche minuto. E quindi... Faccio No, velocissimo in un ma non c'è nanosecondo. fretta, meglio, guarda, intanto guarda. Eccolo. No, Mario, ne approfitto mentre cerca il testo perché devo veramente... Io, cioè, quest'uomo con la sua donna, veramente mi hanno aperto le porte della loro casa, cioè, ci siamo conosciuti, sono due persone, vabbè, deliziose. Tanto che adesso ho già le mie pantofole là, la mia stanzetta. Assolutamente, già predisposto, sono già là, pronte, che ti attendono. E loro sono spesso... Quando l'hai trovato, dimmelo, Nerio, se no parlo io. L'ho trovato il testo. Quindi a me Ecco, piacerebbe un adesso. accennino e poi quando c'è quella parte che conosco anch'io, che sanno tutti... T'ho fregato, con questa richiesta? Un po' sì. La Vabbè, dedichiamo senti, dai. Allora, all'aiuto. esatto. Allora, dai, Vai! abbiate pietà. Anche perché fatto con un banjo e basta, è un po' una versione anomala. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young. That's your fault. There's
There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want to, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you were now, but I know that it's not easy to become. When you found something going on, take your time, think a lot, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may go. How can I try to explain when I do, it turns away again? It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen out of the way. And I knew that I had to go away. I know I have to go. Col banjo non è, diciamo, è un po' anomalo come strumento da suonare Father and Son. La versione non, originale, se non altro. Ma noi non facciamo cose che fanno tutti. Questa è la versione unica del maestro Nerio Bergesio. Di... Unica al mondo, Father and Son. Fatta col banjo, esatto. Che meraviglia. Che Cat Stevens mi perdoni e abbia pietà di me. No, meraviglioso. Allora, Nerio, noi faremo un'altra puntata, perché qua dobbiamo parlare ancora di tante cose. Adesso però abbiamo finito. Come si suol dire, basta che paghi, sono qua. Ma ci mancherebbe. Facciamo un contrattino. Assolutamente, io, esatto. Nerio, grazie davvero di cuore di essere stato qua con me. E grazie a te. Adesso... Io mi sono divertito veramente, è stato relax massimo e piacevolissimo, come sempre, ma non avevo dubbi. Grazie mille, Nerio, di cuore a te, e un saluto anche alla Ludo, sapete che vi voglio tanto bene. Io ringrazio tutti e auguro, adesso dopo partirà poi dopo la sigla di Nerio, una buona serata a tutti. Pure. Ciao, buona serata, ciao a tutti, ciao.